Stare braccia e gambe insieme, semplici mani aperte, a turno, 1, 2, 3, entro. E sfrutto la spinta della gamba per rientrare e recuperare subito la posizione. 2, 3, gamba morbida, arrivo, appoggio e richiamo dietro, lentamente. Magari prima si colpisce al gomito. E da qui, quando dice... blocca terra direttamente. Bene, falla dall'altro lato così sì. La vedo anch'io più che altro. Molto più disciplina. Sì, sì, colpo. Non ho vista. Portiamo a terra della direttamente. Ecco, vado dietro e vaccino a terra. Nel caso di aver fatto un'arma, sono riuscito a tenerla sempre lontana da me. Arrivava appunto in cui la posso controllare, lo disarmo e gliela ritorno buono. Quindi, una prima variante su di me con un impatto diretto può essere questa. Elfo rimango sempre vicino a lui e in aderenza. E da qui lo lascio a terra. Qui posso mettere solo la mia leva al gomito e quant'altro. Se noi interviene con un attacco circolare passando quello che voglia. Ma guardate, non capisco. Uno, entro subito con il cuore. Dita negli occhi, leva. E l'altro cadere. No, non è vero, non è vero, perché certi casi l'aveva fatta a monte del gomito, perché se no mi si libera. Quindi in questo caso, prima ovviamente il palestra si gira dentro la realtà, vola, lascio. Incarcero subito e contemporaneamente dita negli occhi, posso toccare, lo porto a terra e mentre cade. Dopo il tanto che basta, entro subito alle costole. Blocco, arrivo di gancio al viso, proseguo il movimento e lo atterro. Torna. Una. Blocco, gancio. La seconda. Schivo, afferro, cuscicomi, porto a terra e finisco. In modo che lui già tenda a venire avanti con la testa. Quindi proprio lo schiaffo. Quindi uno e gli apro la strada. Scendo e lui platto. Bene, gli faccio provare il vuoto, porto all'estremo il suo movimento, la terra e blocco, braccio, indietreggio e vado subito di nuovo a sciare il viso, te lo pari, entra col pugno al corpo. Bene, prima attacca il mio corpo, io prima cosa esco, mi porto fuori la sua linea di tiro. Però lui anche questa, nessuno gli impedisce di fare mai ieri e continuare con il jab, quindi un po' più su, adesso c'è il campo più indietro, no, scusa. Alla fine da qui, lui viene, uno, lui potrebbe allungare il braccio, giro, eliminare, lo colpisco in pedale magari. Non per esempio questo, se ne faceva proprio l'altra sera la prova, paro, giro, non è finito, a quel punto uno ritrega su altre cose, ma... è più artificioso. Paro e rientro subito di lochi. Il corpo pieno, quello. Quindi cose semplici, tipo paro e subito dietro. Poi da qui posso continuare con una serie di colpi e finire con la terra netta. L'importante, il principio è rimanere sempre vicino a lui, perché da qui mi tolgo il bersaglio, ma sono sempre a distanza giusta per ricolpire. Invece, come nel carattere, magari mi allontano uno tsuniashi lungo, non mi prende, ma io che gli faccio solo metro di distanza da lui. Quindi da qui passo e rientro subito con un colpo. Cerco di trasformare in uno svantaggio, in un vantaggio il mio svantaggio. Quindi da qui uno mi fa cadere, bene, allora mi butto, ti prendo la gamba, l'appoggio. Uno, via, due,